Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, siamo tornati su Slendrina The School. Come promesso ve lo faccio in modalità Extreme ragazzi, aiuto! Nei primi Slendrina, modalità Hard o Medio, non è così difficile, perché alla fine l'ho finita anche in quel modo. Solamente che negli ultimi che hanno fatto lei ti può togliere la vita, e qui praticamente in modalità Extreme ti guarda una volta e ti fotte la vita. Quindi cominciamo, Extreme ragazzi. Ok, se vi ricordate cosa dobbiamo fare, dobbiamo trovare delle specie di buloni, non so cosa sono sinceramente. Andarli a mettere in una macchina che sta nel seminterrato che ci aprirà una porta all'ultimo piano. Quella porta praticamente sarebbe l'aula di Slendrina. In quella porta ci sarebbe l'aula dove troveremo all'interno del suo banco un pupazzetto, una. Una reliquia! Guardate quanto ci toglie! Guardate quanto ci toglie la stronza. Puttana. Non ho trovato neanche niente, già compro coglioni. Non ho ancora trovato neanche un oggetto, rompe le balle. Solo alla fine lei non ci uccide in questo gioco, ma anzi, siamo l'unico personaggio a cui ci ha risparmiato, insomma, via. Questa porta è bloccata. Fatta questa piccola premessa, per il momento non abbiamo trovato assolutamente niente. Oh! Minchia, mi giro poi, io lo so che tanto ce l'ho alle spalle. Allora, ragazzi, quello laggiù io spero tanto sia un medikit di salute, ma. È un buloncino, una spinotta, no, spinotto, e alla fine diciamo di pure si dà una piglia. Che cazzo, no, via. Sono bulloni. Minchia, Alito. Ragazzi, sapevo che sarebbe stato molto difficile. Non sarà la prima volta che moriremo male così, eh? Adesso. Ok, cominciamo subito, velocemente, a cercare roba. Allora, senza fare brutte manovre brusche, qui c'è una chiave bar mimetizzata qui brutta. Forse c'era anche prima, io manco l'ho vista. Ok. Dobbiamo cercare di buggare Slendrina in qualche modo. Era la porta, mi si è chiusa nel muso. Ho visto qualcosa svolazzare. Tipo, non andiamo proprio sulle porte nel muso. Cioè, cerchiamo di voltarci piano piano. In modo che se davvero c'è Slendrina, magari gli vediamo qualcosa. Laggiù c'è. Oh, vedi. Lì c'è un bulone. Che bastante tipo entrare nell'angolo. Perché io adesso mi devo girare per forza. Guardate, guardate. Guardate che spavento. Guardate che schifosa, eh. Guarda che lezzina. Non c'è. Oh, che grande. Poi ci delle porte. Ok. Questa porta prima era chiusa, adesso è aperta. Un'aula molto più grande. Vuoi che non ci sia nulla? Non è che posso stare a controllare ogni banco, porca miseria. Andiamo a vedere qui dentro la scrivania se c'è qualcosa. Qui non c'è nulla. Sotto assolutamente niente. Di qua zero. Un bulone. Siamo già a due, ragazzi. Siamo già a due, molto meglio di prima. Slendrian ancora non si è fatta vedere. Sono molto felice di ciò. Occhio adesso qui. Non ti chiudere la porta. Nermuso, una sorpresa. No, 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 ma. Ok, ragazzi, non ci ha fatto troppo male. Non ci ha fatto troppo male. Guardiamo queste altre porte qua e poi andiamo al piano di sopra. Ok. Che devo entrare per forza perché devo guardare ogni cosa. Ok, qui non c'è assolutamente niente. Non c'è niente di niente, neanche Slendrina. Ricordo anche l'altra volta. Per trovare tutte queste cose ci ho messo davvero tanto. Pupazzino. Pupazzino l'altra volta lo trovavo da un'altra parte. Lo trovo già così? Ragazzi, onestamente non so se magari può cambiare. Oh, che modalità di gioco! Allora, io voglio sapere, Slendrina se non mi sente, perché ogni volta che cerco di spiegarvi qualcosa, magari qualcuno è nuovo di voi, lei arriva, bam, pum, pam, mi rompe le palle e io non mi ricordo più niente di cosa stavo dicendo, mi ammazza e muoio. Sei una puttana! Non dico di voler finire il gioco in modalità extreme, però perlomeno essere abbastanza combattivo, cioè, nel senso, non è che posso arrivare con due buloncini, tre e morire male perché lei mi vuole male. Cioè, ormai è da più di un anno che ti conosco, Slendrina, ma non lo so proprio che si dà ancora per le palle. Cioè, da una parte ti dovrei anche ringraziare perché sei un pilastro portante del mio canale, però insomma, cavolo, chiudeste porte!
E si comincia, questa porta era chiusa, si riapre di qui. È la solita storia, non cambia nulla. Adesso aggiungo, non c'è assolutamente niente, ma devo andare a vedere. Qui ora come mi dicevo c'è Slendrina che mi annusa il culo, ma io lo so, guarda, no? Una chiave, perfetto. Perfetto, già meglio di prima, prima non c'era niente. Oh, benone, benone anche questo. Ok, uno di 8, abbiamo anche un'altra chiave. Sulla sedia, se riesco a prenderla, no, devo andare. Devo aprire anche tutti i cassetti. No, era lontanissima, maledetta, non mi ha tolto niente. Non mi ha tolto niente. Allora, prendi sto cazzo di bulone e apri ogni cosa che c'è qui. Ragazzi, comincio a sospettare che in modalità extreme manchino i medikit e quindi dobbiamo farcela tutta una tirata. Naturalmente, ricordiamo che l'altra volta abbiamo trovato anche un bulone barra 2 forse nel seminterrato. Quindi è molto probabile che se qua sopra non le troviamo tutti, lì c'è una chiave dentro al cesso, lì altra volta c'è questo infarto di quelli peggiori in assoluto. No, è in quest'altro cesso. Ok. Purtroppo, vedi, questi giochi che devi cercare roba in giro, devi andare a guardare in ogni angolino, no? E sperare che non ci sia lei. E sperare che lei non sia adesso qui in questo bagno. Non ci guardo. Non per non prendermi un infarto, ma non per morire. Qui c'è la cucina, giusto? La cucina. Slendrina, essendo una donna, deve essere per forza qui. Le donne stanno in cucina, vedi? Vedi? Entro nella sua zona, sente che sono entrato nel suo habitat. Sto scherzando chiaramente. Quindi vediamo un po' dove erano tutti i sportelli, eccoli qui. Ok. Perfetto, niente. Guardiamo quest'altri. Bulone, perfetto. Grazie, comunque non sembra, ma è una strippata. Non per il fatto degli infarti, perché poi alla fin fine questo qui forse è uno di quelli che fa meno paura di Slendrina. Però è una rottura di cazzo perché se ti vede ti uccide. Ti dà troppa vita. Sono già una vita un po' critica, ecco. Una stanza con 10.000 sedie e non c'è un cazzo. Mi rendete conto? Cioè, adesso mi volete far capire che ci sono 5 buloni in quell'altro. Due stanze! Non la guardare! Grazie. Ora giù vedo qualcosa. Oh, potevo prenderlo anche subito, buongiorno ragazzi. Ok, qua ci sono quattro stanze. Quattro stanze, ma. Quando scommettete muoio la prima o la seconda. Ok, guarda, qui manco entro perché tanto vado. Vedo. No, dai, che palle però, madonna, ragazzi. Ragazzi, è una cosa impossibile questo gioco. Il modello extreme è veramente complicato. Cioè, almeno i medikit metteteceli. Oh, benone, mettete le cavolo di medikit in giro anche in modalità extreme. Porca puttana. Cioè, non si riesce a fare un cazzo. Ma giorno queste porte buggate. Cioè, ti vede una volta, non hai neanche il tempo di voltarti che già ti ha mangiato. Cioè, la porta, stavolta manco una chiave ho trovato. Oh, quindi devo tornare avanti, poter tornare indietro e sperare ci sia una chiave da queste parti. Slendrina, sei una vera puttana. Cioè, in ogni gioco mi rompi sempre più le palle. Ogni partita è sempre peggio. Sono sicuro che ho visto qualcosa. Infatti, ho visto qualcosa qui. Due buloni su 8. Ok. Non c'è neanche una chiave qui. Quindi devo andare ancora avanti. Spero di trovarla almeno su questo piano. Se no, tocca tornare avanti e indietro anche su piani. Allora sì che siamo arrivati. Qui non c'era niente. Attraverso le porte adesso! Ok ragazzi, provo l'ultima volta, stavolta provo a partire dal piano sottostante. Si va in seminterrato e guardiamo cosa succede. Ecco, bloccato. Niente, succede un cazzo. Quindi proviamo al piano superiore a questo punto. Anzi, andiamo prima a prenderci questo buloncino qua giù a questo punto, visto che abbiamo visto. E finché sono così facili da prendere senza entrare da prendere. Ma io non. Dai, ma porca puttana, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo. È impossibile! Non si può vincere così, non si può vincere. Da un horror game sta diventando un rage game questo Slendrina, ragazzi. E secondo me non manca neanche tanto che facciano un seguito di questo gioco, perché ogni poco ne esce uno. Una sorpresina dietro l'angolo, io sono sicuro, e tra poco ne esce un altro. Io ragazzi direi che per oggi posso concludere questo video. È veramente impossibile vincere Metal Extreme, ragazzi. Intanto ripeto, è impossibile. Tra poco ragazzi è Halloween e se vi va potete consigliarmi anche un gioco. Come al solito se anche questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare tanti like, commentare, iscrivervi al canale se non ancora fatto. Facebook e Instagram mi trovate nella descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ragazzi.